Ok, siamo tornati alla normalità dopo questa settimana di incredibile avanti e indietro, viaggi su a nord, Messico, barche. Wow, è stato un ricovero abbastanza lento. Sono tornato, mi sono fatto la barba, ragazzi, da tanto che non mi tagliavo la barba a zero. Un culetto del bambino, mi sembra. Let's go. Se non vi dico che oggi è una giornata pazzesca, non ci credete. Ragazzi, veramente incredibile. Un sacco di novità, ragazzi, un sacco, non ce la faccio più. E ho già fatto un sacco di cose. Che hanno messo il cartello qui? Proprio qui in mezzo, non si vede niente. Sono andato a 1000 oggi, a 1000. Meno male che ieri sera sono tornato presto. Walter speaking. Hello? Oh. Hello? No, it's wrong number. Che cacchio di pubblicità. Devo essere sincero, l'estate è arrivata e sta pompando di brutto. Cioè, siamo super presi, veramente. Presi tantissimo. Andare dritto, va bene. Ah, è fighissimo, perché a me piacciono queste cose. Però, sto lavorando a 10 cose contemporaneamente. A cose nella marina, a cose fuori dalla marina. Canale, YouTube, video, Instagram, Facebook, mia moglie, i bambini, la nuova bambina. What? Un giorno vi farò un video, vi farò vedere la mia giornata tipo. Quanti di voi riesco? Sono pazzo. Non ho tempo neanche per mangiare, perché non c'è tempo, ragazzi. Bisogna andare, bisogna volare, bisogna fare, sparo. Vai. Beethoven Street. Noi ci vediamo dopo, ciao! Nicola non c'è. Really? Ah, è uscita a cena con delle amiche, quindi. Oh, volevo farvi una cosa, ragazzi. Finalmente il giardino è finito. Dopo una settimana di lavoro, non io chiaramente, però il giardiniere ha fatto un ottimo lavoro. Vi faccio vedere. Lavanda qui, l'erba nuova, un limone qui, un limone là, queste piantine qua. Pulito tutto quanto, ora mettiamo il barbecue qui dietro. Aspettiamo che adesso l'erba si deve assestare tutta, diciamo un paio di settimane sarà un po' più uniforme. Fighissimo, sono troppo contenta! Abbiamo tirato tutto questo bush che c'era qua, è passaggio libero, così è molto più ampio, molto più libero. Rifaremo questa pedana per poi costruire il gazebo sopra. Nicola ha già ordinato il tavolo fuori, anzi qui fuori dovrò montare magari. Questa fine settimana lo monto, dopodiché mettiamo il gazebo quello grosso in legno e siamo a cavallo. Figata, figata. Quindi ora facciamo una cenetta con le pistoline, le due pazze. E poi guarda che carine, hanno detto facciamo il giardino nuovo, quindi hanno piantato le loro pianticelle, le stanno curando adesso piano piano, sono dolci. Stasera cosa facciamo? Gnocchi al formaggio, giusto per stare leggeri, perché a noi piace mangiare, a noi cino si dice, a noi piace mangiare abbastanza healthy. Si sta bene, ragazzi, non fa caldo, non fa freddo, temperatura giusta. Ciao. Sono arrivate due sedie del set fuori. Are you ready opening? Those are beautiful, mama. Watch out. We're gonna build a big one. Because we gotta take this out. Can we even use the box? Yes. Hey, do me a favor. Put that chairs back in the kitchen, please. Alright, hold on a second. It's time to go on a bad day. Yep. Alright, Nicola has sempre delle geniali idee. Go away. I'm sorry, spider. No, I didn't kill it. I just took it down. Right. Don't kill it! All God's creatures, let him out. Wait. Look at the girls, they're much cuter than you. Nicola dice che inquadrare dei bambini, le famiglie è meglio di inquadrare me. How many of your followers speak English?
Good question. Nicola mi dice, scusatemi per un momento, ma Nicola mi dice, quanti di voi sanno l'inglese? Quanti di voi capiscono l'inglese? It's dark right here though. Oh wow, this is a beautiful day. Nice, right? Very nice. Oh, sit wow. In it, let's see. It looks so nice for outdoor. I know, were you sitting in it? Ooh. Is it comfortable? Yeah. Molto carine. Love it, babe. Quando ero bambino diventavo pazzo a costruire le capanne, quindi con lo scatolone delle sedie sto facendo una casettina per lei e l'Emilia. E che dovrei mettermi a editare, ma non posso farlo, un casino. Ho deciso anche di mettere una luce dentro la casa. Lena and Emilia, look at what I have also. Alright, go inside. Ashley, get out. One second, just one second. I gotta show you something. I'm gonna do something for you, okay? Don't look. Don't look. Do not look. I have a light. You just push right there and put it there. Light on. Awesome. Hi. Oh, let me get out. How did you say? Finestrella, hi. How you doing? Good. It's time to go to bed. Bye. Bye. Se mattinata il traffico è pazzesco. È un'ora e 45 minuti di arrivare in marina. Dove andate tutti quanti alle 9:30 del mattino? Mannaggia la pupazza! A questo punto avrete già visto il video sicuramente di quando sono andato a prendere la barca in Messico. Grazie mille ancora, bellissimi commenti. In ogni caso sto veramente andando avanti e indietro tra l'ufficio e la boatyard. Sto aiutando David con alcune cose, anche se David sa benissimo che sto chiudendo le cose in ufficio, perciò a lui veramente non pesa per niente. E poi lui piace comunque vedere queste, stare sul cantiere, vedere tutti i lavori come vanno. La barca sta andando bene, ha cambiato praticamente tutto. Praticamente ha rifatto una barca nuova da zero. Interni, esterni, vedrete che spettacolo. Nei piccoli particolari è incredibilmente magnifica, c'è qualcosa di fuori dal normale. Farò sicuramente un video. Farò un video dove vi farò vedere la barca, vi spiegherò specifiche meccaniche e tecniche della barca, vi spiegherò strumentazioni, tutte queste cose qua. Oltretutto Jackie questa settimana ha preso una settimana di vacanza, perciò sono... Oh, ma dove stai andando? Ci sono due strade e tutte e due portano a Roma. La settimana da solo, perciò un casino, ovviamente. Dai, andiamo, ci vediamo marina, ciao. Se non capita spesso, ma quando capita sono due palle incredibili. Barca affondata in marina. Voglio farvi vedere com'è la situazione. Pesante, noiosa. Quando lavoro qui è successo soltanto, questa è la seconda volta. Che poi devi fare coincidere l'assicurazione con tante altre cose, quindi è una rottura di scatole. Vi faccio vedere. Questa è la barca affondata. Ora stiamo facendo controllo di assicurazione e tutto quello che arriva dietro. La cosa più importante qui in marina, in generale, penso dappertutto, è benzina, gas, la benzina che esce, olio, quindi non puoi polluting, come inquinare l'acqua. Qua sono le fine, le multe sono altissime, molto alte, quindi è una cosa che è fatta velocissimamente, va alzata la barca. Adesso metteranno sotto le cuscine, alzeranno, perché in questo momento così non puoi fare niente. Quindi alzeranno un po' dietro e poi cominceranno a pompare l'acqua fuori e poi da lì la porteranno sul carrello, poi da lì il proprietario farà quello che farà. Che palle! Sono con due telefoni, una con Norwegian e l'altra con Air Ticket, perché Air Ticket mi ha fatto un casino con i biglietti. Praticamente al ritorno ho prenotato Milano-Los Angeles attraverso Toronto e ho appena controllato, mi hanno mandato il biglietto. Ok, sto aspettando. Ritorno a Cleveland. Thank you. Cleveland, Ohio, invece di Los Angeles. Quindi ho già chiamato, non sanno cosa è successo, ora sto richiamando per vedere. Norvegia nel frattempo non mi ha ancora rimborsato i biglietti che ho cancellato 2 settimane fa. Wow. Buongiorno, oggi è sabato.
Giornata uggiosa, tiepida, si sta bene. Ho deciso di venire in barca in Italia, forse è meglio, ci metto meno. Ora vado giù, voglio andare giù in cantiere, vi faccio vedere come vanno i lavori, così almeno vediamo un po'. Mi muore. Vediamo un po' come va questa situazione e poi. Your call is very important to us. Please continue to hold for the next available agent. Ok. Quindi non so neanche come iniziare, perché conosco David da 10 anni, ragazzi. So che comunque è una persona fatta così, nel senso che è così. Quello che gli passa per la testa deve farlo. Però quello che sto vedendo fino adesso è una cosa fuori di testa. Questa barca sarà una delle barche più belle che abbia mai visto in vita mia, perché sta facendo di quelle cose, ragazzi. Vi faccio vedere un attimino cosa sta facendo, ma pochissimo. Intanto vi faccio vedere una cosa. Ha deciso di portare what? È troppo un casino fare avanti e indietro, quindi ha deciso di portare tutti i macchinari qua e le persone, l'azienda che fa queste cose avrà tutti i macchinari qui sul cantiere, perché comunque per velocizzare il tutto. Queste sono tutte le porte rosse e nere. Come si chiamano? Cabin. C'era la doccia esterna, si è rotto il tubo della doccia e quindi tutta l'acqua è andata giù nella sentina. Bilge si chiama qui. Questo è il gyro, ragazzi. Qua sotto c'è una palla e praticamente gira a 4500 giri al minuto ed è quella che stabilizza la barca. Quasi l'80% neutralizza il rollio. Rollio? Giusto, mi sembra. Quali sono i motori? Poi vi faccio vedere dopo. Da un piccolo vi faccio vedere un pochettino dentro come funziona. È tutto un casino. Mega letto gigante. Hai? Mega letto gigante. Che è praticamente un prendistolo. Là sotto, non so se vedete, il braccio verde, bianco e rosso, bandiera italiana, in onore alla barca e anche a me, ragazzi. Ora vi faccio vedere un pezzo dentro, ragazzi. Questo è boop. Non ho idea. Televisione nuova. Sta rivestendo il frigorifero con la pelle rossa. Pazzo. È un pazzo. Devo avere la barca pronta per la fine del mese, ma non penso sia possibile, assolutamente no.